cazzo deve usare? No, ma ti porto a fare un giro, ti faccio vedere una macchina che non è giapponese. Io ho capito che ti piacciono solo i giapponesi, ma questa guarda che ne vale la pena, eh. È una Ford Sierra Cosworth. Bentornati su Officina del Pilota. Ma quanto mi siete mancati. Sono davvero felice di rivedere le vostre facce sorridenti qui sul canale. Per fortuna che alcuni di voi mi seguono anche su Instagram, Officina del Pilota. Per chi ancora mi chiedesse: Matteo, che fine ha fatto la Clio Williams? Sapete esattamente che fine ha fatto, perché seguite le storie. Chi non seguisse le storie rimane un po' indietro tutto qua. Per cui vi consiglio di seguire questo account qui. Vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale, perché usciranno da settembre in poi dei contenuti incredibili, tra cui Renault 5 Turbo, Renault Clio Williams, la Nissan S13 di Luca Spadano, la Toyota MR2 Turbo finita, completamente restaurata all'inizio alla fine, tipo dealer wheeler, compro istruttura, rivendo, una cosa epica nel canale da non perdere. Stiamo sul pezzo di brutto, ragazzi, vi voglio bene, sono contento di proporvi in questo video la Ford Sierra Cosworth di Enzo Alicata. Il proprietario è ovviamente un personaggio tipo noi, mezzo maniaco, che ha comprato questa macchina che aveva pochissimi chilometri. Lui dice che ne percorre circa 1500 l'anno. Io ci credo, perché dallo stato in cui si trova la vettura ti posso dire che è praticamente pari al nuovo, è perfetta. Tutta originale tranne che per i cerchi e la valvola pop off. Naturalmente Enzo ha mantenuto i cerchi originali. Nel video ci sembrava più bello mostrarvela con questi cerchi nuovi a stella. Fantastici. Non è una primissima vernice, è stata sul lato sinistro riverniciata, però devo dire anche molto bene, basta una lucidata per portarla a uno stato di perfezione. La Ford non è una 4x4, è una trazione posteriore, è del 1989 ed è tenuta veramente in maniera impeccabile. Gli interni, te lo dico dagli interni, l'odore, il profumo della pelle di quegli anni lì, si sente ancora, lo sento sulla pelle, la pelle, scusate il gioco di parole, però insomma avete capito, la macchina sta da Dio. Ti dico solo questo, 35.000 km. In Italia, secondo me, con quel chilometraggio, se ne vedono davvero poche. Enough talking, ho parlato abbastanza, sono davvero felice di rivedervi. Diamo via al video, però prima di farlo iscriviti a questo canale. Per chi non lo sapesse, io sono Matteo, questa è Officina del Pilota. A voi non costa nulla, per noi è importantissimo che tu ti iscriva. E non solo, devi anche attivare le notifiche, in modo che tu possa essere aggiornato ogni volta che caricherò un nuovo video. È gratis iscriversi, quindi che ti costa? Clic. Ciao. È un'auto che può essere molto pericolosa, anche perché non è un motore aspirato, è un motore turbo, plurivalvole, quindi quando entra la potenza te parte, ma te parte sempre in modo diverso. Nonostante sia un'auto molto bilanciata, con differenziale autobloccante, però priva di controlli, l'unico controllo elettronico che ha, l'ABS. Mi chiamo Enzo, ho 44 anni e vengo da Frascati. E mi occupo di antincendio, niente a che fare con le auto, no. Ho avuto un passato nelle corse, da rallista, ho avuto la fortuna di iniziare ancora a 18 anni, quindi è una passione che mi ha trasmesso mio padre, quindi siamo sempre stati appassionati di auto. Ho cominciato col Peugeot 205 Rally, 309 16 valvole, poi a salire Sierra Cosworth, Delta Evoluzione, Escort Cosworth. E io sono stato sempre innamorato dei Cosworth, trazione posteriore. La vera Cosworth è trazione posteriore. La possiedo da 4 anni. Mi trovavo per lavoro in Liguria, lo ricordo benissimo. Quel giorno avevo la febbre, quindi sono rimasto in albergo, non potevo lavorare. E a forza di sfogliare ne ho trovata una e dico: cavolo, questa è bellissima. E da lì è partito tutto. La macchina si trovava in Sicilia, quindi io stavo in Liguria, abitando a Roma, macchina in Sicilia. Per prima cosa ho contattato mio padre, che si trovava giù, a 10 km dalla concessionaria. E mio padre l'ha provata e mi ha detto: vieni, inventati qualcosa, la macchina la devi prendere perché è perfetta. Mio padre ha corso per 25 anni col Sierra Cosworth e trazione posteriore, nei rally. Col carrello sono andato a prendere. Quando ho trovato questa macchina, ci ho pensato un pochino, poi la sera ho chiamato mia moglie e ho detto: ho trovato il regalo per i miei 40 anni. Dice: ah, bene, che cos'è? Ho detto: era una Sierra Cosworth. Lei già sapeva di questa Cosworth, che ne ho sempre parlato. E mi ha detto: ma c'hai la Vespa? Dico: ho capito, ma questa è un'altra cosa. Parlandone, l'ho convinta alla fine di acquistare la macchina. Il problema poi era che mi ha dovuto pure anticipare i soldi lei. Incredibile, ma vero. Appena la vista dice: ma è una macchina da vecchi. Ogni quanto usi questa Sierra e come la usi quando la prendi?
Per questioni di lavoro poco tempo libero, quindi la macchina la uso saltuariamente una volta al mese per un raduno. Vado abbastanza tranquillo, diciamo non ho più i riflessi che avevo 20 anni fa, però è una macchina che mi fa venire sempre la pelle d'oca. Ti ho dato questa foto perché sono molto legato, sia perché sto insieme a mio fratello, Umberto, e poi perché era la nostra prima Sierra Cosworth stradale che avevamo, identica a questa che ho ritrovato, un executive, quindi una dei 500 esemplari per il mercato italiano. La scusa che ho detto a mia moglie per comprarla è l'investimento. Effettivamente da quando l'ho comprata si è già raddoppiato il valore. Ci sono altre auto che comunque pensi potrebbero sostituire la Sierra nel tuo garage, oppure per te questo è il top? No, per me è il top. Si potrebbe solo perfezionare modificandola, però per adesso preferisco lasciarla originale. La mia macchina è tutta completamente originale, a parte i cerchi più grandi e kit di manometri supplementari. So benissimo il potenziale che ha questa macchina perché, come ripeto, ho avuto la fortuna di correrci. In un futuro, come valutazione, il vero collezionista ti richiede più una macchina completamente originale. E poi anche perché modificate sono il 90% dei Cosworth originali, penso forse anche meno del 10%. Prima l'hanno prodotto col Sierra tre porte, col pinnone, dall'85 fino a 86. Poi dall'88 in poi hanno fatto la versione 4 doors, che è questa qui che ho io, fino al 90 trazione posteriore, poi dal 90 al 92 trazione integrale. Beh, il pinnone sarebbe un bel sogno, non lo nascondo. Vale di più? Sì. Vale di più perché sono meno esemplari, sono stati costruiti solamente 5.000 esemplari per l'omologazione nelle corse, mentre il 4 porte credo sui 12.000-13.000 esemplari. Sostituirei la mia macchina solamente col Sierra Pinnone, sempre due ruote motrici Cosworth, che per me è proprio il Cosworth per eccellenza. Non ci rimane altro che provarla e andare a fare un giro? Beh dai, andiamo! Profumo proprio di Young Timer, eh? Sì, sì. E poi ecco che essere la macchina di serie che carica a 0,6. Ah. Oh, oh, oh. Guarda che bella! Sportività e comfort, perché sto veramente comodo. Classica macchina da famiglia per giro domenicale e classica macchina da raduno domenicale. Purtroppo la guido poco, ma non vorrei mai scendere. È mio fratello che mi ha spinto a mettere qualche cosina, ecco, i cerchi, i pop-off, perché come due fratelli siamo opposti. Okay. Io sono da Roma, lui è da Lazio. Ecco. Io sono più tranquillo, lui è più muscoloso, più piazzato. Lui è de uno turbo, io sono de Sierra. Lui è trazione anteriore, io posteriore. Io originale, lui estremo. Che ti devo dire? Cioè, chi se fa 20 minuti massaggio shiatsu, io mi faccio 20 minuti di Sierra e sto una paura. Ragazzi, quanti di voi amano questa vettura? Commentatelo qui sotto e fateci sapere se siete più stile Enzo, quindi mantenere la vettura totalmente originale, o se siete più sullo stile tipo anche mio, volendo, del fratello, che invece ci piace un pochino mettere le mani nel panno motore. Vero è che una Ford Sierra Cosworth con 35.000 km in questo stato, che è pari al nuovo, sì, tutta originale, ha un valore che nel tempo sicuramente sarà, io credo, abbastanza alto. Differenziale autobloccante di serie, 5 rapporti, innesti molto diretti e questi sedili re caro che emanano un odore di pelle veramente degli anni, fine anni 80, sì, anni 90. Che sono una delle cose che mi colpiscono maggiormente delle macchine, l'odore. Sarà una, magari molti mi prenderanno per pazzo, però entrare dentro un'auto di quel tempo lì e riconoscerla dall'odore è un'emozione incredibile. Mi ricordo quando comprai l'M3 46, un'auto del 2003, bellissimo, con sedile in pelle, che poi è un odore che non dimentichi mai. No, se tu scendi da sta macchina ci risali tra 10 anni, sì, sì, appena apri lo sportello, ti infili dentro con la testa, senti un odore, lo riconosci immediatamente. È stramorbida, hai la sensazione di guidare una macchina appena presa dalla concessionaria nuova, perché l'assetto ha 31 anni.
quest'auto monta l'assetto originale. Assetto, lampadine. Il resto 35.000 km. Le ruote le hai cambiate, sennò penso siano quadrate. Ho ancora a casa quelle di primo equipaggiamento, ce l'ho da parte, sui cerchi da 15, ce l'ho da parte quelle di lotto, lo potete tenere a corredo della macchina, chiaro. E quindi ecco, è una macchina per me spettacolare. Ma è spettacolare, con questa pelle. Di quinta a 60 all'ora, ecco, tranquillamente. Sì, sì. E fare un salto a Valle Lunga e stacca il tempo. Però mi fa venire il fiatone, te giuro, guarda, io ho comprato tante macchine, questa è... Sì, no, io la farei con il lupo rumeno. Che è stupendo, o carezzi, tranquillo, ma quando comincia a guardare storto è meglio che te ne vai. C'è gioca più. Ho messo i cerchi da 17, no? Io che sono per l'originalità. Ok. E il 15, sì, per carità è bello. Però è come se vedi una bella donna che i ballerini o chi i tacchi a spillo, è tutta un'altra cosa. Come ti trovi a proposito con un cerchio nuovo, un po' più grande, con assetto, come risposta allo sterzo? Leggermente diversa, sì. E certo col 15 anche come erogazione era molto più. C'è un cerchio più piccolino, si è leggermente irrigidita per la spalla più bassa, chiaro. Però con l'assetto medio morbido che ha di serie. E guarda come sono tenuti gli interni, ecco, guarda questo. Ah, questo è addirittura Ford proprio originale. Sì, originale, mai fumato, mai usato. Secondo me è un motore fantastico, uno dei pochi motori che con qualche accorgimento prendi 300 cavalli tranquillamente. Certo, poi dopo magari è da fare qualche rapportatura a livello di guarnizione di testata, però per il resto un motore abbastanza robusto. Questa la terrei assolutamente originale, perché, e me la godrei proprio come fai, sì, tu. Sì, sì. Passeggiate, se vuoi fare un'aperta la fai, tutta originale, perché comunque è uscita già bene così dalla casa madre. No, ma sembrerà strano, ma la particolarità di questa macchina è proprio l'originalità. Dopo, sì, tutti, sì, questi anni... messa a punto così, mi è capitato di scherzare, di giocare con tante ipotetiche 300 cavalli, parlo sempre di Sierra, due ruote motrici, quattro ruote motrici, ma stavamo lì. Questa macchina mi ha scompigliato. Bella gattona, una gattona! Come sbuffa, eh! Bel volante! Era un po' che la volevo guidare, meno male che ti sei affacciato al canale, oh. No, non posso correre, ragazzi. No, no, dico, sì, è una macchina. Mi è stato vietato dal dottor Enzo, se corro poi mi si beve. Fluida. Sì. Se vogliamo essere migliori, ho cambiato guarnizione, coperchio, punterie, perché quegli anni è di carta. Male non gli fa. Quando ho fatto il tagliandone, poi sempre tutta roba originale forte io. Sì. Ecco, la 4 la senti che va. Poi sembra quasi inaspirato perché continua a salire. Sì, sì. Poi sto odore di benzina che ti entra dentro i finestrini, è una cosa di una bellezza incredibile. Per molti è un difetto, per me mi torna agli anni passati. Appena apri la porta di casa, tua moglie ti annusa e ti dice sei stato in giro con la Cosmo. Sì, 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 sì. Cioè una volta sono tornato, ero talmente benzina, ti dice. Ero talmente euforico, agitato, mi ha detto se ti passa effetto, non abbia più sta macchina. Pensava che eri andato a donne, altro che... Ti ringiovanisce un po', dai. No, ti scarica. Like a worm in the storm. A hungry hunger inside.
dal tuo sorriso vedo che sei tornato bimbo. Te basta poco a te, basta fare un giro con... A me mi bastano due sgommate casi e resto a posto, mi ripio subito, Meglio del sesso? Dipende, dai. Quel ragazzo laggiù, lo vedi, guarda quello giovane lì, sta preparando una nuova turbo, si chiama Matteo. Porteremo la sua vettura nel canale presto. Nelle prossime settimane ci sarà la prima messa in moto e voglio che sei presente. Sappiate che per noi è importantissimo che voi vi iscriviate al canale, è gratis, non gli costa niente. Anche lui si è iscritto, voglio dire, ieri, perché sapeva che doveva fare il video, che si è iscritto ieri. Il 60% dei nostri utenti, ragazzi, non è iscritto al canale, pensate. Mettete like se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo episodio. Ciao! Ciao, ragazzi! Ah, aspetta! Grazie, Enzo. È stato un piacere. E mi raccomando, voglio venire a cena a casa tua, perché una moglie che per 40 anni ti regala la Cosworth, perché alla fine sì, la stai rimborsando gli interessi, ma i soldi te li alza di lei, è una grande. Come si chiama tua moglie? Gisella. Gisella, sei il nostro mito, Gisella, grande Gisella. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sul microfono faccio uguale, no? Enzo, ci siamo dimenticati le cose più importanti, di salutare i tuoi figli. È benissimo, ciao Vincenzo, ciao Aurora. Ciao ragazzi, ciao l'Officina del Pilota, ciao. Quando è uscita casa madre, che diceva velocità massima 242 km orari e 6,5 nello 0 a 100, che nella prova su 4 ruote hanno fatto 5,9. Dipende come fai la partenza. Certo. Senti, ma sempre con ste giapponesi a perdere tempo? Perché, che c'è? No, perché ti volevo far provare una macchina, non è giapponese, eh? Che è? Vabbè, che ti importa che è? Insomma, sicuro vedrai, ti piacerà, perché è una macchina che non è europea, è un po' inglese, un po' americana. Ma che è una Mini? No, che Mini? Si chiama... Ma lo sai che a me non mi piacciono altre macchine, io so JDM. Dai, so. Ti devo far provare sta macchina. Che è un Cosworth? Ford Sierra Cosworth. Ma non mi piace, non cammina niente, dai. Come non Ma di chi è? Di Enzo. Enzo non lo conosco, però la macchina non mi piace, lo sai. Dove venì? Ti faccio cambiare idea? Dai, facciamo cambiare. Ma lo sai che... It's the weekend. Subscribe now.